Mando a terra su un pianeta per cercare pezzi di ricambio per la nave, perché sai com'è, sono ricercati, quindi ogni 5 minuti arriva uno che li vuole ammazzare. Vabbè, vado al meccanico più in gamba dell'uni... Pelimotto! Pelimotto si chiama questa qua, eh? Genitori cani! E insomma trova uno in un bar che vuole unirsi ai Toro Calican! Questo si chiama Toro Calican! Bei nomi in sta puntata, bellissimi! Che si vuole unire alla gilda dei cacciatori dei taglie e per farlo, come primo compito, deve ammazzare una sgravissima ricercata che si nasconde nel deserto. Dato che Mando c'ha il cuore buono e Toro gli lascia tutti quanti i soldi della taglia, decide di dargli una mano e quindi vanno a cercare sta ragazza dietro le dune del Sahara dei Tatooine. Dopo varie schicchere in testa, decidono di aspettare la notte, in modo da essere più protetti. Partono all'attacco, Mando si inventa una mossa evasiva con un mortaretto e riesce a catturare la taglia. Senti, io devo andare un attimo a prendere qualcosa per trasportare sta Cristiana. Te stai qua e fai la guardia, eh? E mentre Toro sta a fare la guardia a questa, lei gli rivela che il Mandaloriano in realtà vale più di Exodia completo. Quindi la ringrazia, gli spara e va a fare il trappolozzo a Mando nell'officina de Pelimotto, che nel frattempo si stava a prendere cura del Baby Yoda. Insomma, Toro prende in ostaggio tutti quanti, anche Pelimotto! Minaccia il Mandaloriano, ma lui, che non si fa minacciare neanche da Gesù Cristo, lo ammazza e se ne vanno. Mando si ritrova dal poliziotto cattivo di Batman Begins, che gli chiede di fare un colpo come i vecchi tempi. E lo dovrà fare insieme a Rudy Zerbi, Hellboy, un'ape robotica e Violetta Beauregard. Complimenti per la scelta dei membri, cazzo. Insomma, devono andare a prendere uno dentro una nave prigionieri della Nuova Repubblica. Vanno là, vengono scoperti, un soldato attiva il tracker degli X-Wing repubblicani e da quel momento hanno 20 minuti per concludere la missione. Trovano sto tipo che è il fratello di Violetta. Ops, era una trappola per me. Mando, che peccato! Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe potuto accadere, no! Vabbè, ovviamente riesce a uscire dopo 2 secondi e con uno stile molto horror riesce a mettere tutti in gabbia senza ucciderli. Tranne il fratello di Violetta, che riporta la poliziotto di Batman per farsi dare la ricompensa. Tutto a posto? Posso andare? Sì, sì, vai, ciao. Ammazzi sto pezzo del merda. Ma prima di riuscire a trivellargli la nave, arrivano gli X-Wing repubblicani e fanno esplodere la stazione del poliziotto, perché quel volpino del Mandaloriano aveva messo il tracker nel taschino del fratello di Violetta. Hai capito quante ne sa, eh? Il signor Train, che gli dava le cacce, è ancora vivo e comunica a Mando che in pratica il plotone dell'impero che stava a Nevarro, il pianeta dell'inizio, ha preso un po' di potere e stanno a fare quello che gli pare. E sono anche un po' incazzati, dato che Baby Yoda lo dovevano accoppare 7 puntate fa ormai. E quindi gli propone un piano mattissimo in cui Mando dovrebbe tornare là, farsi catturare per finta da lui, andare da quelli dell'impero, far finta di dargli Baby Yoda per poi togliersi le manette e iniziare ad ammazzare tutti. Ci sto a credere, no? Poi bel piano del merda comunque. In ogni caso non gli sembra un piano malvagio a lui, quindi accetta, incredibile. Ma prima di andare a Nevarro però va a frattocchi a Piatta Tiana, perché non si sa mai, non era malata dalle pizze, magari torna utile. E riprende il viaggio per andare a Nevarro, ma prima di andare a Nevarro vanno da Giovanni per farsi fare una palla culla per Baby Yoda e si accolla pure un altro alleato, il robot cacciatore dei taglie Brumotti 3000 2.0, riprogrammato per servire il tè e aiutare la gente. Insomma, mo se va a Nevarro, ma prima da... No, non è vero, vanno a Nevarro e basta. Incontrano il signor Chocolate Train, discutono sul da farsi e visto che si inizia a far buio, si accampano nel loro... Oh! Ma che cazzo è sta roba? Un pterodattilo? Ma che... Ma no! Ma, vabbè, comunque non so perché ci stanno questi affari volanti che vogliono caricare i piragna giganti con le zampe. E boh, sono venuti a flammare così a caso, vabbè. Durante il suo attacco feriscono il signor Train che sta per morire, perché sti affari c'hanno pure il veleno, capito? Ma arriva Furby Yoda che con uno schizzo di bontà lo cura. Oh, ci vogliono un botto d'anni per imparare usa ste tecniche di cura. Vai a cagava. E dopo sto atto di carità, Train ci rivela che in realtà il piano era di uccidere il Mandaloriano e portare Baby Yoda dagli imperiali. Oh mio Dio, ma non mi dire! Oh, non l'avrei mai detto! Alla fine attuano il piano di cui avevano discusso all'inizio, portandosi la sfera di Furby vuota, perché Furby sarebbe dovuto essere stato portato da Giovanni dentro la nave. Arriva il momento dello scambio farlocco, ma gli imperiali si accorgono della fregatura e inizia la grande battaglia. Muore un po' di gente, arrivano le SS seguite da altri amici Stormtrooper e Gasfling,
Che voglio dire? Perché no? Il mio pollo è ancora molto buono. Datemi il bambino e vi riempirò di pollo. Oppure morirete. In tutto sto casino, degli altri Stormtrooper hanno trovato dove sta realmente il piccolo Gremlin verde e lo vanno a catturare. E mi spiace dirvi che Giovanni muore. E basta. Gli Stormtrooper non ci piano. Lo sapevamo! Arriva il robot amico delle guardie e scuote i soldati che hanno ucciso Giovanni. Bravo! Si via Baby Yoda e se ne va sulla nave. Ma ci ripensa! Dall'altra parte invece il Mandaloriano sta in trip e gli torna in mente tutto il suo passato nel Vietnam, quando venne salvato da Mandaloriano volante subito dopo la morte dei genitori. Certo che un minuto prima non potevate arrivare, no. Intanto è arrivato Robot Brumotti in città e ammazza tutti, cheater bastardo con l'aimbot, e cerca di sconfiggere tutto sto mini esercito dell'impero insieme ai nostri eroi. Mando se la sente Schwarzenegger a livelli clamorosi, prende il mitraglione e spara a tutti. Peccato che Guts, con tutta la classe del mondo, gli spara due colpi e lo fa esplodere. Per fortuna lo riescono a portare in salvo dentro al bar, ma Guts chiama un unico soldato che poteva benissimo essere ammazzato con un colpo di blaster, ma vabbè, e dà fuoco a tutto il bar. Ma Baby Yoda decide di essere utile per circa un minuto, respinge le fiamme e lo ammazza. Grazie. Sì, ma comunque in ogni caso Mando sta a morì. Certo che se a quello gli avessero sparato invece di scomodare Baby Yoda, magari avrebbe potuto curarlo lui, ma vabbè. Siccome è mega fedele alle tradizioni, non vuole che nessun essere umano veda il suo volto, quindi gli dice: abbiti cura di lei, abiti. Loro se ne vanno nei sotterranei del bar e lui si fa curare dal robot Brumotti. Due minuti dopo arrivano anche loro insieme agli altri, vabbè, e Oberyn trova una pila di caschi mandaloriani. Sono rimasto da solo, quindi mo le regole le posso fare io, Poi mi tolgo il casco, quindi... No! T'ho visto, sa! La cavaliera di Faram è ancora viva e dà le linee guida su quello che dovrà fare il Mandaloriano da qui in avanti. Adesso sei diventato suo padre, devi trovare il suo pianeta e riportarlo tra la sua specie. E come faccio a capire su quale pianeta si trova la sua specie? Cazzi tua! Si ritrovano in un sobrio fiume di lava che porta all'uscita. Oh, ma che cazzo è R2D Caronte? Che te so cresciuti gli arti? Come, che brutto, oddio! Vabbè, Mando si accorge che all'uscita del tunnel dei soldati stanno facendo un'imboscata e quindi il robot Brumotti, per finire al meglio la sua vita, esce dal tunnel camminando sulla lava e si autodistrugge, liberando il passaggio dal plotone imperiale, sacrificandosi per il bene di tutti. Tutto lui ha fatto in sta serie, tutto lui, onore a Brumotti. Purtroppo c'è ancora Guts, che incaponito come una scimmia va con il suo caccia a piupiuare i nostri eroi. Ma il Mandaloriano, che si è reso conto che non stava a fan cazzo per tutta la serie, vola con il suo nuovo jetpack, si aggancia alla nave di Guts e gliela distrugge. E madonna, da non fa un cazzo fa tutto. E da qui inizierà il prossimo viaggio del Mandaloriano e suo figlio ormai per trovare la sua terra madre. Fine. Anzi no, siccome siamo in Star Wars e non in Breaking Bad, Guts non è morto e con la spadina di Bilbo Baggins esce dal team. Fine. No! Ma che avete fatto al piccolo animale di Jabba? No!